Ragazzi, ragazze, amiche ed amici, buongiorno, bentornati nel mio canale Profumi e Balocchi. Io sono Antonella e sono qui a parlarvi finalmente di un argomento che mi piace tantissimo, cioè i profumi per le vacanze, per l'estate. Insomma, io vado al mare, quindi per me vacanza significa spiaggia, mare, sole, sabbia, bagni, tanti bagni nel mare. Le palme, le passeggiate, poi questi tramonti sul mare, insomma, per me la vacanza è mare. Allora, ho scelto, anzi non li ho scelti, sono gli unici che ho, a dire la verità, 5 fragranze da utilizzarsi secondo il mio personalissimo parere. Ci tengo a precisare che è un'opinione personale, eh? Non è una polemica, non voglio polemiche qua sotto come mi è successo nel mio gruppo Facebook, perché io ho scritto che una fragranza la trovo prettamente estiva, mi sono arrivate polemiche sterili e inutili che a me danno fastidio, non me ne frega niente di quello che scrivete quando sono sterili. Ovviamente mi interessa se scrivete cose utili e interessanti. Allora, profumi da spiaggia, profumi da mare, vacanze, lettino, crema abbronzante a tutto spiano, sole. Io ho preso il sole ieri in piscina qua sotto casa mia, cioè nella mia piscina personale, e sono rimasta abbastanza abbronzata. Ho fatto un bel 6 ore tutte in acqua sul mio meraviglioso materassino a forma di hot dog, perché neanche stare sul lettino non ce la facevo, troppo caldo, troppo sole potente, quindi 6 ore in acqua, gira da qui, gira da là, e insomma, mi sono abbronzata. Si vede anche in faccia, finalmente. Non ho più l'aria cadaverica che ho sempre, praticamente. Quindi partiamo, partiamo. Ecco, mi metto di qua che mi piace di più. Allora, finalmente ho trovato il famigerato Karma dei Tesori d'Oriente, che avevo già segnalato come profumo introvabile nella mia zona, perché proprio non l'ho trovato né a Milano né a Vigevano. L'ho ordinato per posta nel sito makeup.it, a un prezzo buono, perché comunque è un profumino così passepartout. Questo lo porterò sicuramente in vacanza perché di plastica la boccetta, questo bellissimo colore arancione e viola. Mi piace tantissimo questa unione con questi ricamini un po' dorati. Io, come vedete, mi sono vestita un po' da figlia dei fiori con questa canotta di finta seta che comunque è freschissima, comodissima, che è fucsia, fucsia nera, verde, dorata, un po' perché assomiglia al viola di questa boccetta. Ho voluto fare pandan e poi ho messo i miei orecchini da figlia dei fiori. Quindi c'è un dream catcher, un cacciatore di sogni con le perline. Proprio quindi oggi sono proprio Janis Joplin. Magari avessi la voce di Janis, la mia adorata Janis Joplin. Allora, partiamo da lui perché è un low costissimo. Molti di voi già lo hanno trovato. Io ho dovuto farvelo arrivare dalla Polonia addirittura, ma finalmente ce l'ho. Allora, l'ho spruzzato su un ginocchio perché sul braccio ho un'altra cosa meravigliosa di cui vi parlerò più avanti, e devo dire che questo profumino è varsa la pena di cercarlo così disperatamente, perché estate in boccetta, buono, cremoso, tropicale, fruttato, floreale, è proprio, mi ricorda tantissimo una crema abbronzante che usavo quando avevo 20 anni, non mi ricordo assolutamente di che brand era, forse una Lancaster, non mi ricordo. Comunque devo dire che è veramente mare, mare, vacanza, spiaggia, sole, gelato al bar della spiaggia con l'infradito, magari anche senza, bagno. Mi comunica questa fragranza, proprio il profumo della spiaggia, delle vacanze, del mare. Quindi, Karma di Tesori d'Oriente, io lo promuovo a pieni voti. Vi leggo le note brevemente. Allora, gli acconti principali sono floreale, agrumato, tropicale, vanigliato, talcato, legnoso, muschiato, lattonico.
È una fragranza nuovissima di quest'anno, del 2023. Ovviamente non abbiamo un naso di riferimento. Note di testa, bergamotto, limone. Note di cuore, frangipane e fiore del pero. Frangipane lo sento tantissimo, è uno dei miei fiori preferiti. Il fiore del pero mi sembra di sentirlo perché sa, se sa di pera lo sento. Buono, è proprio un profumo da usare al mare. Mare, sole, lo devo ripetermi, proprio le vacanze al mare. Non riuscirei a metterlo neanche qua in città o a settembre. Proprio un profumo per la spiaggia. La spiaggia oppure pre-spiaggia, magari la passeggiata mattutina per negozi, oppure dopo la spiaggia un aperitivo sempre sul lungomare. E questo è, e devo dire che veramente lo consiglio. Mentre io mi perdo sempre mentre racconto le note, nelle note di base ci sono la vaniglia, il legno di cedro e il muschio. Io sento tanto questo frangipane vanigliato, questo fiore del pero, penso, perché sento una nota di pera. Quindi fiori e frutti, crema abbronzante, che non dà fastidio, anche il doposole, perché sento anche questa nota leggermente. Ecco, io sento il cocco che invece non è nelle note, però c'è questa nota di latte di cocco, sarà la vaniglia, non lo so. Quindi, promossissimo, questo Karma di Tesori d'Oriente, finalmente mio, finalmente ho potuto fare la mia recensione per questo profumino per le vacanze al mare. Allora, sto andando un po' dal prezzo più basso al prezzo più alto, proviamo a fare così. Allora, il secondo, ve ne ho parlato recentissimamente, è il mitico Tiare dell'erbolario, che a me al mare non manca mai. Anche questo io lo uso solo ed esclusivamente al mare perché è un tiare al cocco buonissimo, leggermente pepatino. Anche questo lo porterò al mare perché poi è comodo perché ha la boccetta di latta, questo è. Lo uso da anni solo al mare, quindi è ancora bello pieno, lo sento. E poi è bello persistente, ha una bella persistenza perché purtroppo i profumi dell'erbolario su di me non hanno molta persistenza, ma questo sì, lui e alcuni altri. E quindi felicemente sarò anche quest'anno orgogliosa di portare questo tiare dell'erbolario al mare e questo, come sicuramente farò anche con questo nuovo arrivato, lo spruzzerò sul copricostume, sulla borsa da spiaggia, perché mi piace sentire il profumo anche in spiaggia. Ovviamente il profumo adatto al mare, no? Allora, velocemente vi ripeto le note, che sono gli accordi principali: floreale bianco, dolce vanigliato cocco fruttato, talcato, lattonico, muschiato e tropicale. Quindi diciamo che un pochino le note sono simili, però sono due cose completamente diverse. Fragranze del gruppo ambrata floreale da donna. In testa ci sono i Ylang Ylang, mughetto, ciclamino bergamotto. Note di cuore, tiare, latte di cocco, prugna di damasco. Note di base, vaniglia, musco bianco, legno di cedro, musco vegetale. Comunque, qualche il mio profumo classico delle vacanze, io solo a sentirlo sono già là con la testa e con il cuore. A parte che io sono già là dal settembre scorso che sono tornata e sono già là perché io mi ci trasferirei a Sanremo, lo sapete. Quindi il secondo profumo che porterò, tra l'altro sono anche leggerini da trasportare. E questo era il numero 2, low cost, perché i profumi dell'erbolario costano intorno ai 20 euro, il 50 millilitri. Ecco, qui si fanno le cose un pochino più difficili, perché non tanto per il prezzo, ma perché qui passiamo alle boccette di vetro. Allora, come vedete l'ho usato parecchio, questo lo uso solo in estate, lo uso anche qui e lo porto al mare. L'ho portato, ce l'ho da 3 anni, quindi sarebbe il quarto anno che lo porterò, se lo porterò al mare.
Questo è il meraviglioso L'Ademtoise Encagée, se si dice così, che quando ho letto il nome immaginavo tutta un'altra cosa, perché L'Ademtoise Encagée, se non mi sbaglio, significa la domatrice in gabbia. Cosa c'entra con questa fragranza? Non lo so. Questo è il classico profumo, anche lui, da vacanza al mare, di lusso. In questo caso mi sento trasportata o in un'isola tropicale, o in una crociera di quelle ai Caraibi, in un villaggio turistico di super lusso, sempre in questi posti da sogno, un po' irraggiungibili, le isole vergini, insomma, posti proprio le isole Figi, le isole Marchesi, le Alexandra, Polinesia, perché è il classico profumo da vacanza di lusso. Veramente questo mi ha lasciata stupita quando l'ho sentito e l'ho preso subito, subito l'ho preso. Allora, ve ne ho parlato tutte le estati, ve ne parlo anche durante l'anno, perché è capitato che vi parlassi di questa fragranza, guardate il colore ambrato meraviglioso, del nostro amico Serge Lutens, che è un po' il re dei profumi evocativi, secondo me, ma ne ho scoperti altri. Allora, gli accordi principali dell'Ademtoise Encagée, che mi piace molto pronunciare, anche se probabilmente lo pronuncio in modo sbagliato perché io non so il francese e non intendo impararlo comunque. Allora, gli accordi principali: floreale, tropicale, floreale giallo, dolce, lattonico, mandorlato, legnoso, agrumato, fruttato, frutta secca. E già lì uno si fa l'idea di cosa non è questa fragranza. Allora, prima di parlarvi un attimino, io odio decantare le fragranze, in questo caso ho dovuto decantare questa fragranza. Però io quest'anno non voglio decantare più le fragranze, me le porto meno vestiti, mi porto solo un paio di scarpe, però voglio portare qualcosa in boccetta, nella loro boccetta originale. Ho questa idiosincrasia per i decanti, non so perché, però proprio perdono un po' del loro fascino, anche se sono in vetro. Secondo me il profumo va tenuto qui, nella sua boccetta originaria. Mia opinione personale anche in questo caso. L'Ademtoise Encagée, o l'Ademteuse, non lo so, però a me piace dirlo così, l'Ademtoise Encagée di Serge Lutens, è una fragranza del gruppo Floreale Unisex. Io lo trovo femminile all'ennesima potenza, su di un uomo, dipende da che uomo è, non ce lo sento minimamente. Questa è una fragranza femminile molto sensuale, molto esotica. Mi immagino queste donne polinesiane con questi fisici iperfemminili, la corolla di fiori, la collana di fiori, insomma. Su un uomo proprio, io personalmente non ce lo vedo e non ce lo sento. Non dice altro. La Domtoise Encagée è stato lanciato sul mercato nel 2021. Il naso sarà sempre il Sheldrake, non si sa. Allora, note di tutto il profumo sono tre. E non c'è una nota di testa, di cuore e di base, perché le note sono frangipani, langhilang e mandorla, stop. Nella sua semplicità è un gioiello veramente tropicale. Vacanze veramente di quelle top. Non so, ci sono dei film, no, che fanno vedere queste vacanze in questi po', per esempio The Beach con DiCaprio. Non era proprio una vacanza vera e propria la loro, però era in questa spiaggia chiusa in, come si chiama? Non mi ricordo dove si svolge. Ho avuto un attimo di, adesso mi viene in mente, in Thailandia. DiCaprio va a cercare se stesso, ragazzo americano ricco, va a fare questa vacanza in Thailandia, appunto, e si unisce a questa setta, diciamo così, in questo gruppo, e lì scopre questo mare meraviglioso, queste spiagge incontaminate, questa spiaggia che è chiusa in questa specie. Sembra una piscina naturale, insomma, e poi succedono cose che
Non vi sto a dire perché se non l'avete mai visto andate a vederlo. E ecco, potrei abbinare non a DiCaprio, ma alla co-protagonista, che è una Virginie Le Doyenne, se si dice così, una bravissima attrice francese, questa fragranza. Comunque, vacanza veramente da sogno anche con questo. L'Utence, che io adoro pazzamente. Allora, leviamo gli ultimi due fragranze recenti, recentissime, di cui vi ho già parlato, però vi avevo promesso un video sui profumi per le vacanze al mare. E il penultimo arrivato in casa Profumi e Balocchi è Bora Bora dei Giardini di Toscana. Vi avevo già mostrato il suo cofanetto tutto bianco, che è differente dalle vecchie formulazioni perché erano in una scatola, se non erro, più stretta, con l'etichetta dorata che arrivava fin sopra. Questi sono probabilmente nuovi o nuove uscite. Il profumo tutto bianco che fa pensare veramente alla purezza, al latte, è bello, bello, pesantissimo. Questo non so come portarmelo perché lo porterei, ma veramente pesa tanto. Il tappo è di legno, la boccetta pesantissima, e qui c'è il paradiso. Anche qui vacanza tropicale, vacanza al mare, oceano. Spiagge bianchissime con chiglie enormi di queste forme. Io questo immagino tramonti sull'oceano, queste donne esotiche o polinesiane o hawaiane o di qualsiasi posto si tratti. È un profumo stupendo, meraviglioso, dolce, 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 tropicalissimo. Questo lo uso anche qui perché vale la pena usarlo, magari quando fa tanto caldo di sera, nelle sere d'estate, questo è proprio elegantissimo. Poi c'è questa nota di cocco che io generalmente non sopporto, ma in questo caso c'è un cocco qua dentro che caramellato non dà fastidio perché ha una notina che non so se è nelle note, non me le ricordo, una notina un po' pungente, andiamo pian piano a leggere. Comunque, senza stare lì a bamblanare 6 ore, gli accordi principali sono floreale bianco, dolce floreale giallo, vanigliato, cocco, fruttato, talcato, lattonico, legnoso. Allora, Bora Bora dei Giardini di Toscana, fragranza del gruppo Unisex. E anche questo io su un uomo mi dispiace tanto, ma non lo sento perché è troppo femminile. Questo cocco vanigliato, caramellato, proprio il creme caramel. Non lo sento, non ce lo vedo su un uomo. Poi magari se lo indossa un uomo e me lo fa sentire, cambio idea. Però io francamente. Lanciato sul mercato nel 2023, il naso è una signora che si chiama Silvia Martinelli, infatti i Giardini Toscana sono un brand italianissimo. In testa troviamo il mio adorato Ylang Ylang, il gelsomino, il tiare e l'albicocca. L'albicocca, adesso che l'ho letta, la sento parecchio. Ci sta da Dio in questo profumo, questa albicocca. È una miscela esplosiva di meraviglie tropicali, note di cuore, latte di cocco, jasmolattone, mai sentito nominare, mi informerò su cos'è, muschio bianco, note di base, vaniglia, caramello, muschio bianco e ambra. È un profumo spettacolare. Non piace a tutti perché chi non ama i profumi dolci si attenga perché si astenga, scusate. Questo è veramente dolce. Io me lo spruzzerei, però ho già addosso altro che non c'entra un tubo. Questo
Questo me lo vorrei proprio portare, però qui arriviamo già a superare, cioè non posso riempire il trolley di profumi, a meno che non compro un mini trolley solo per i profumi, però insomma, sono in treno e poi dal treno quando scendo devo prendere il taxi, insomma. Preferirei evitare, però devo studiarmi un modo per portarmi anche questo e anche per portarmi l'ultimo di cui vi ho già parlato, la mia nuova new entry, profumo meraviglioso che sto per ridescrivervi. E anche qui il problema è ancora più grosso perché questo va proprio pesantissimo. Devo veramente escogitare qualcosa, dovrò per forza decantare, per forza. Però non mi piace decantare. Vabbè, deciderò tra un mese che si avvicina la data della partenza. Allora, il Levante di Nobile 1942, ve ne ho parlato pochi giorni fa. Nuova entrata, acquistato Vigevano nella meravigliosa profumeria di Giuseppe che si chiama Olfactorium ed è in Piazza Ducale a Vigevano numero 33. Levante, cosa dire di Levante? Tutti lo conoscete, tutto lo amate, questo cofanetto meraviglioso che si apre come un libro blu, il colore blu del mare della Liguria. La boccetta non è pesante di più, questa è più pesante di tutte le mie boccette più o meno che possiedo. Meravigliosa, tutta intarsiata, tutto intorno, davanti c'è questa etichetta dorata, il coperchio è di metallo pesante, anche lui tutto ricamato, è stupendo, meraviglioso, veramente uno scettro di un re, è un profumo. Questo è un profumo che mi ha fatta innamorare seduta stante. Io ho chiesto a Giuseppe un profumo estivo, lui bello bello tranquillo tranquillo mi ha fatto annusare questo su Mouillette e poi me lo sono anche spruzzata su un polso. Durata una settimana. Questa sostanzialmente è una vaniglia salata, ma voglio leggervi le note. Allora, gli accordi principali sono vanigliato, caramellato, marino, ambrato, dolce, aromatico, balsamico, floreale bianco, talcato, legnoso. Si uniscono molto le note agli altri, ma sono tutti differenti uno dall'altro e la cosa mi rende ovviamente molto felice. Estate in boccetta, estate proprio eleganza, veramente questo è un profumo che, mamma mia, questo caramello salato, ma cosa non è? Io avevo assaggiato il gelato al caramello salato e avevo detto mai più senza, mai, mai più senza. Tra l'altro questa gelateria di Vigevano ha proprio pezzettini di caramello salato nel gelato, quei croccantini che vi si sbriciola, insomma, questo profumo è una cosa. Devo trovare il modo di portarmelo perché lo metterò in mezzo alle mutande, ai vestiti, perché comunque non posso non portarlo. Veramente porterò due cose da indossare, perché tanto poi là alla fine ho visto che io vivo in spiaggia praticamente, quindi ho un copricostume, tre costumi da bagno e per la sera ho questa canottierina, altre due o tre, una gonnellina, una cosa così. Quindi ridurrò ai minimi termini i vestiti, ma questi me li devo portare assolutamente. Fragranza del gruppo legnoso acquatico Unisex, è stato lanciato nel 2017, purtroppo non so il genio che ha creato questa fragranza. Note di testa, note marine, fiori bianchi e gelsomino. Io tutte queste cose non le sento, cioè sento le note marine, ma sento vaniglia, caramello e note marine io personalmente. Ho sentito varie ragazze che ce l'hanno e sentono tanto le note marine e i fiori, però io sento solo questo. Per me è un gourmand salato, ecco, forse l'avevo già detto nel mio video precedente. Note di cuore sono l'elio di cedro patchouli, che non sento assolutamente. Le note di base sono caramello, vaniglia, benzoino, resina e muschio. Io ripeto, sento caramello, vaniglia, note marine. Spettacolare di giorno, di sera, sul copricostume,
addosso, in mare, nei capelli, insomma, io sono innamorata pazza di questo Levante di Nobile 1942. Avrete notato che sono entusiasta di averlo acquistato. Buono, 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 buono. Il prezzo non è neanche da svenarsi, francamente. Quindi, se avete avuto piacere di seguire il mio video sui profumi per le vacanze al mare, ho finito. È durato solo 25 minuti. Ho un caldo della Madonna. Sono stata in piscina ieri 6 ore, oggi davano pioggia, c'è il sole, però no, basta. Cioè, dopo ieri mi prendo una giornata di calma, mi sono vista un po' di TV e adesso devo girare un altro video che si lega un pochino a questi ed è una fragranza che porterò sicuramente in vacanza, però non l'ho collegato alle fragranze da spiaggia perché è una fragranza estiva da sera. Quindi per il momento vi saluto, sto per cambiarmi anche di abito, quindi cambio anche il mio outfit. E ci vediamo tra poco con un nuovo video sempre estivo, eh. Rimanete lì che torno. Ciao!